La cupola della cosca Giampà ordinò l'omicidio di Domenico Zagami, ucciso a colpi di pistola nell'agosto del 2004 in via dei Bizantini a Lamezia Terme. A rivelarlo è stato un collaboratore di giustizia, secondo il quale a decidere ad eseguire l'eliminazione furono esponenti di vertice del clan Lametino. Si tratta di Aldo Notariani, Giuseppe Giampà, Vincenzo Bonaddio, Domenico Giampà e Maurizio Molinaro, arrestati quest'oggi dalla squadra mobile di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata Medea. Secondo il pentito Saverio Cappello, a pianificare l'omicidio furono Giuseppe Giampà e Vincenzo Bonadio, mentre egli stesso avrebbe guidato la moto con a bordo Domenico Giampà, esecutore materiale del delitto. Angelo Torcasio, oggi pentito, sarebbe il basista che indicò al gruppo di fuoco che era giunto il momento di entrare in azione, mentre Maurizio Molinaro, dopo il delitto, recuperò la moto dei killer per nasconderla. Tre noti imprenditori vibonesi, uno dei quali presidente della Confcommercio provinciale, ed il loro commercialista sono stati arrestati dai finanzieri del nucleo di pulizia tributaria di Vibo Valentia su ordine della locale Procura della Repubblica. Le ordinanze di custodia cautelare riguardano Giovanni Giuseppe Mancini, 78 anni, la figlia Concetta, di 50 anni, il marito Giuseppe Rito, di 61 anni, attualmente presidente della Confcommercio di Vibo Valentia, ed il loro commercialista Mario Malfarà Sacchini, di 60 anni. Tutti sono finiti agli arresti domiciliari. Il GIP ha anche disposto il sequestro di beni per 2.700.000 euro. I reati contestati sono bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di false comunicazioni sociali. I destinatari delle misure sono personaggi assai noti a Vibo ed in Calabria. Per 8 anni ha minacciato e malmenato la moglie per estorcerle il denaro da spendere in alcolici per il lotto. Un calvario al quale alla fine la donna ha detto basta, denunciando il marito ai carabinieri di Vibo Valentia. Nei confronti dell'uomo, il GIP ha emesso la misura della libertà vigilata con il divieto di avvicinarsi ai luoghi dove si vendono alcolici. La donna ha parlato con i militari dopo che questi sono intervenuti in casa sua dopo l'ennesima aggressione. L'avvocato Nunzio Raimondi, difensore dell'ex assessore regionale Michelangelo Tripodi, ha diffuso una nota circa la vicenda del rinvio a giudizio del suo assistito. Apprendo, afferma l'avvocato Raimondi, dal mio cliente, onorevole Michelangelo Tripodi, che la stampa locale riporta quest'oggi con grande enfasi la notizia che il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro, presidente Reillo, ha ritenuto di trattare il procedimento penale nei confronti del predetto onorevole Tripodi all'udienza del 2 luglio scorso. E ciò anche in assenza del sottoscritto difensore di fiducia, il quale, sempre presente nel procedimento, ieri è rimasto impedito dal presenziare all'udienza stessa da un evento imprevedibile, senza che di tale improvviso impedimento potesse, peraltro, dare immediata notizia al giudice procedente. A fronte di tale forzata assenza, del resto tutti sanno che in oltre 25 anni di professione non mi sono mai assentato da un processo senza informarne subito il giudice, si è ritenuto di procedere comunque nominando un difensore d'ufficio. Questa mancanza di sensibilità, pur nel rigore ineccepibile, prosegue della procedura, a mio modo di vedere, in considerazione della non imminente prescrizione del supposto reato e delle ampie giustificazioni rese dal Tripodi con l'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero e soprattutto in considerazione del fatto che l'indagato non poteva contare che sullo sottoscritto difensore per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice, poteva senz'altro essere evitata. Se poi a ciò si aggiunge che nel coevo procedimento dinanzi ad altro giudice per le udienze preliminari di Catanzaro, siccome riporta nei giornali di oggi, è effettivamente fissata per il 19 luglio prossimo la decisione su una richiesta di archiviazione per la medesima vicenda che vede fra gli altri indagati anche il mio cliente, non si riesce a comprendere la ragione di un tale affrettato pronunciamento nella assenza, lo si ripete, del difensore di fiducia. A tal riguardo, evidenza l'avvocato Raimondi, giova ricordare che proprio la persona offesa in entrambi i procedimenti, nel corso dell'ultima udienza del procedimento in cui è stata richiesta l'archiviazione, ha reso ampie dichiarazioni sulle quali, per rispetto alla segretezza, non posso riferire, a chiarimento anche della posizione dell'onorevole Tripodi, senz'altro decisive anche nel presente procedimento per dimostrare l'assoluta estraneità del mio cliente all'assunzione di interessi nella procedura di nomina in questione.
Sarà come una carta d'identità virtuale che conterrà tutte le informazioni relative alla formazione, dagli studi scolastici ed universitari a quelli professionali di una persona, e servirà per avere sempre presente il suo percorso. È l'anagrafe della persona della quale oggi il ministro dell'istruzione, Francesco Profumo, ha parlato nel corso di un suo intervento ad un convegno sull'apprendimento permanente organizzato a Roma dal MIUR e dalla RUIPA, la rete universitaria italiana per l'apprendimento permanente, con la collaborazione del Consiglio Universitario Nazionale. Non sarà più un problema perdere il diploma o il certificato di laurea, perché tutto sarà scritto nell'anagrafe e ciascun individuo avrà la sua storia ben documentata. L'anagrafe dovrebbe fare parte di quei nuovi servizi di istruzione, formazione e lavoro che, negli intenti del Ministro, dovranno essere organicamente collegati fra loro per la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze del singolo, e concorrerà all'esercizio dei diritti di cittadinanza, alla coesione sociale ed anche alla crescita economica, all'innovazione del modello di welfare e delle politiche del lavoro.